Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la seconda edizione di oggi, cari amici. In studio con voi Rosario Moreno. Zone rosse o lockdown nazionale? Il governo al bivio per arginare il coronavirus. Riunione di Conte con maggioranza e comitato scientifico. Presidente del Consiglio lascia intendere che la stretta è sul tavolo e convoca il tavolo quindi con partiti di maggioranza e comitato tecnico scientifico. Dice al lavoro per capire se serve un'altra stretta. I criteri sono massima precauzione, adeguatezza e proporzionalità. Stiamo studiando i numeri dell'ISS. Se avessimo un luogo dove confrontarci celermente per arrivare a decisioni veloci, il governo sarebbe ancora più sereno nel prenderle. È morto Sean Connery, l'attore si è spento nel sonno, dal ruolo di James Bond che non si è più scrollato di dosso al rifiuto del Signore degli Anelli. L'agente 007, inventato da Ian Fleming, che Connery interpretò casualmente per la prima volta nel 1962, appunto nel film 007, Licenza di uccidere, diventerà poi la sua fortuna, come del resto anche una sorta di cliché zavorra difficile da mettere da parte per nuovi ruoli, anche se con quel Jim Malone degli Intoccabili del 1988, per il quale vinse un Oscar. Dal coronavirus pienamente sotto controllo al lockdown totale, così De Luca ha cambiato registro dopo le elezioni regionali in Campania. Il registro della narrazione di De Luca ha un prima e un dopo. Lo spartiacque del primo e dopo sono i giorni delle elezioni regionali. Poche ore prima del silenzio elettorale, il 18 settembre, il governatore dichiarò: oggi in Campania la situazione è pienamente sotto controllo. Il 23 ricominciamo, sono ricominciate le file all'ospedale Cotugno per ottenere il tampone e poi insomma c'è stata l'escalation di ultimatum fino alla richiesta al governo di serrata generale. Notizie da Napoli e dalla Campania. De Luca contro le mamme, non sono stato capito, ha detto il presidente della regione Vincenzo De Luca, torna sulla polemica che nelle ultime ore l'ha visto coinvolto per le sue espressioni contro una madre durante la consueta diretta Facebook del venerdì. Il governatore ha utilizzato sempre Facebook per chiarire la sua posizione sulla questione. In particolare ha spiegato di essere stato frainteso e di essere stato l'unico ad aver fatto qualcosa di concreto per le madri in difficoltà durante il periodo. Covid Hospital diventa un focolaio, 51 contagiati tra medici e infermieri. Il Covid Hospital di Bosco Trecase è diventato un focolaio con l'aggiunta di altri 10 tra medici e sanitari infettati, sale a 51 il totale degli operatori in forze all'ospedale boschese che hanno contratto il virus, un vero e proprio focolaio che rischia di mettere in ginocchio la struttura. I primi positivi sono stati riscontrati giovedì tramite controlli ordinari e gli ultimi 10 sono stati trovati appunto questa mattina nel corso delle prime ore della giornata. Adesso passiamo alla rassegna del Friuli Venezia Giulia, ma diamo subito la parola alla nostra corrispondente Sabrina Ciccotti da Udine. In Friuli Venezia Giulia, a causa del maltempo degli scorsi giorni, alcuni comuni della zona pedemontana del Pordenonese si sono ritrovati nuovamente in emergenza idrica. La società Idrogea non ha potuto fornire acqua potabile a 15.000 utenze. La situazione è ormai insostenibile per cittadini e imprese che devono approvvigionarsi alle cisterne. I comuni interessati sono Forgare nel Friuli, comune dell'Udinese, e i comuni Cavasso Nuovo, Castelnuovo del Friuli, Arba, Clauzetto, Fanna, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Sequal, Travesio, Vito D'Asio e Vivaro del Pordenonese. Alcuni cittadini segnalano che la raccolta d'acqua e distribuzione tramite le cisterne potrebbe creare un problema per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie e potrebbe non garantire il distanziamento a causa degli assembramenti creati attorno alle cisterne. Il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani ha deciso di stanziare ulteriori aiuti alle attività colpite dai blocchi del DPCM, con l'attivazione di un numero verde per consegnare agli anziani e ai positivi al Covid spese farmaci a casa.
in fase di valutazione, un terzo intervento per garantire parcheggi gratis durante le festività natalizie, compatibilmente alle future disposizioni governative in merito a chiusure e sospensioni. Un fondo di 400.000 euro arriverà in aggiunta agli incentivi regionali per sostenere imprese, famiglie e associazioni nel comune di Pordenone. Il comune aveva già stanziato 4 milioni di euro per finanziare gli interventi precedenti, come l'azzeramento della Tari per chi aveva chiuso l'attività durante il lockdown. Ricordiamo il numero verde 0434 392290 per tutti gli ultra 65 anni che avranno bisogno della spesa e di farmaci a casa, consegnati dai volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa di Pordenone. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene, grazie alla nostra corrispondente da Udine, Sabrina Ciccotti. Diamo l'ultima notizia per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Pordenone, l'aperitivo abusivo nel mini market, c'è stato lo stop per 5 giorni dell'attività, dove c'era un assembramento di 19 persone e sono state anche scoperte derrate alimentari mal conservate. Nel pomeriggio, nella serata di ieri a Pordenone sono stati svolti dei servizi anti-Covid-19 coordinati dalla Questura con la partecipazione di equipaggi della squadra volante, di pattuglie dell'arma dei carabinieri, della guardia di finanza e di quelle della polizia locale di Pordenone. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa seconda edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.